Dopo quello sottoscritto tra Socina Lombardia e Confartigianato Milano, anche a Prato arriva il protocollo d'intesa che punta a costruire una collaborazione fattiva tra imprese italiane e cinesi. Oggi pomeriggio nella sede di Confartigianato Prato la firma con Associna Toscana, presente il viceconsole e l'assessore comunale alle attività produttive. Noi abbiamo fatto un percorso di colloqui con l'associazione Associna per arrivare a intercettare questo mondo sensibile al nostro metodo di fare associazione. E abbiamo riscontrato che i punti in comune sono diversi, per cui anche se rispetto ad altri un po' più tardi pensiamo che sia opportuno fare il percorso. Il presidente di Associna è partito dalle relazioni tra Italia e Cina. I due premier, ha detto, si sono incontrati recentemente e hanno firmato accordi per un valore di 8 miliardi. La Cina è il maggior investitore straniero in Italia e credo che di questo si debba tenere conto. Ho letto che Prato è tra le città italiane meno colpite dalla crisi. La comunità cinese ha senza dubbio dato un contributo. Poi riferimenti alla Prato del futuro da costruire tutti insieme. Ormai la comunità cinese non è più concepita come una comunità temporanea, quindi bisogna fare una salta di qualità, trovare una via di comune, di collaborazione per uscire crisi. Al momento sono una quarantina le imprese cinesi interessate ad aderire al protocollo d'intesa e dunque ad aprirsi a Confartigianato. Niente a che vedere col patto fiduciario varato dalla regione toscana per spingere le aziende orientali al rispetto delle regole. Il percorso con Associna era già cominciato prima dell'inizio dei controlli degli ispettori ASL voluti dalla regione, ha chiarito il presidente dell'associazione. Tuttavia Associna ha confermato che già si è attivata per convincere le imprese ad aderire. Soddisfazione per l'accordo è stata espressa dal viceconsole, così come dall'assessore Daniela Toccafondi, che ha parlato di giornata indimenticabile per Prato.